Sì, quest'anno finalmente si potrà fruire interamente, no, del nuovo lungomare nord e tra le novità questo sistema della ZTL di controllo degli accessi alla ZTL del lungomare nord che avverrà in un modo nuovo, completamente digitalizzato. L'intenzione dell'amministrazione è quella di far arrivare ai cittadini le comunicazioni, le lettere con cui vengono informati di quello che è il loro pass, il loro sistema di accesso, perché aventi diritto alla ZTL del lungomare nord con una lettera che arriverà direttamente nelle buchette dei cittadini. I cittadini poi dovranno controllare i dati che l'amministrazione ha ottenuto incrociando diversi database e comunicarne la correttezza o eventuali errori da correggere. Sì, l'amministrazione ha messo a punto un sistema di comunicazione e di allerta, diciamo, a chi si reca nella zona nord quest'anno, innovativo e proprio volto a far sì che le persone siano informate, possano sapere quello che è in vigore sulla ZTL. Oltre alle lettere nelle case dei cittadini, che ripeto, è una cosa veramente innovativa per il nostro ente ed è una volontà che l'amministrazione ha voluto mettere in campo per informare capillarmente tutti i residenti e gli aventi diritto della zona. Stiamo mettendo a punto anche un sistema di test definitivo di tutto il sistema di ZTL, delle telecamere, dei permessi quest'estate, in modo tale da fare in modo che anche in un'accensione sperimentale di preesercizio delle telecamere che ci sono state già autorizzate dal Ministero, possiamo informare, magari con un'ulteriore comunicazione ai cittadini che o sono passati erroneamente oppure hanno sbagliato, sono transitati sul lungomare. Allertarli che quando saranno accesi in modo definitivo e sarà in vigore, quindi a pieno regime, il vigile elettronico, non parliamo di quest'estate, ma della successiva per la sua piena entrata in vigore, ma quest'estate vogliamo già cercare di comunicare a chi ci passa, che siano cittadini o turisti, che in realtà quel comportamento sarebbe stato sanzionato. Crediamo che questo sia un modo per cercare di accompagnare al meglio un'innovazione importante, ma anche che ha impatto, lo sappiamo, sulla vita quotidiana dei cittadini. Vogliamo accompagnare il percorso con l'aiuto ovviamente di tutti, anche dei nostri cittadini a cui diciamo e scriveremo tutti i numeri di telefono da contattare, le email a cui scrivere, perché fare in modo che insieme si accompagni e si metta a terra questa novità che serve però per avere delle regole di condivisione più corrette e anche di preservare quello che è stato il grande lavoro di innovazione e di qualità urbana che sul lungomare nord è finalmente atterrato. La Polizia Locale, anzi, quest'anno sarà dotata anche di qualche strumento in più perché potranno proprio anche tramite i propri palmari visualizzare la correttezza dei permessi. Però quest'anno abbiamo un sistema che almeno fino al 30 giugno sarà di doppio binario, cioè parallelamente al rilascio della permessistica digitale consentiremo anche il sistema di autocertificazioni proprio per dare tutto il tempo ai cittadini di relazionarsi con l'amministrazione comunale, correggere eventuali errori che possano esserci nelle lettere che arrivano o comunicare anche cambiamenti, innovazioni che nella vita quotidiana possono essere successe. Banalmente uno ha cambiato l'auto e non abbiamo ancora aggiornato il nostro database, non lo possiamo sapere. Per cui i prossimi mesi saranno veramente mesi di grande lavoro anche da parte dei nostri uffici, dai servizi al cittadino alla mobilità. È stato implementato un team apposta per seguire tutta questa procedura di persone che seguiranno appunto tutte le richieste dei cittadini relative ai singoli permessi della ZTL Nord.